Eh sì, siamo in live. Ciao a tutti. Ciao a tutti e benvenuti in live, ragazzi. Ottimo. Sono tornato. Ecco qui Wilson, Emily. Alle prese col tablet. Che si è buttata per terra. Va bene. A posto. Perfetto. Noi in servizio. Chiama l'autovelox, che oggi voglio fare un po' di controllo di velocità. Corrono un po' tutti oggi, quindi un po' di controlli e via. Qualche sequestro, cose qua e là. Posto. Sei in servizio? Romolo? Sì, ti ricevo di me. Mi vieni a tirare su in centrale, sei occupato. Adesso sì, ti vengo a prendere, sto ancora con Nevis. Sapere se voi avete dato il permesso sceriffi o ai miei colleghi al tubo di mettersi la fondina per andare a caccia? Sceriffi no. Negativo. 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 Sarà che il Baker e l'altro Colina che ieri Io l'ho sono visto andati. prima, poi ho detto va a togliersela, lui fa, ma mi hanno dato permesso sui suoi colleghi, ho detto vabbè, ma comunque va a togliersela. E lui non se l'è tolta, probabilmente. Ma è il bigger? No. Sarà Capolena. No, no, no. È un altro. Vabbè, si deve vedere, basta un attimo. Non ho che il bigger, Tutto intendo. registrato. Ho capito, che devono fare? Non ascoltano. Waves, siamo qua, in centrale. Capitano? Il deck, ne siamo un suo amico pelato che va in giro con la fondina dicendo che c'ha il permesso perché c'ha il Ma chi l'ha permesso per detto? andare alla caccia. Adesso Adesso faccio togliere allora. Andate piano, sceriffi. Mike non c'è. Allison. C'è neanche lei, vabbè. Eh sì, mi ha comprato la casa nuova, Mike. Mi ha comprato la casa nuova. Che ora io e Mike ne rapistiamo insieme. Voi non lo sapete, ma sì, cioè, nì. Siamo insieme. Eccola qua, la mia casa nuova. La mia casetta. Guarda qua. Che bella. Bellissima, top. Top casa.
Leggo. Che il Baker tornava in città dal tequila. Andiamo in centrale. Dopo invece questa macchina. Ciao. Salvi. Vieni, vieni dentro. Ciao, Emily. Ciao, Devo Marghe. programmare. Eh sì, no, c'ho già i soldi. Vieni, 1600. Va bene. Ecco te. Grazie, un attimo la risequestro. Si scrive così? Perché Mi tipo sta sul. senza trattino. Perché sul. Perché ha scritto così lui sul database. Guarda un attimo, aspetta un Aspetta, fammi secondo. controllare. No, no, ma è senza il trattino. Mi sa che ha sbagliato lui. Un attimo che te lo dico subito. Devo controllare una cosa. Nella sezione dei veicoli qui. Lista veicoli, ok, vai un attimo a scaricare la lista. Come si chiama in teoria la tua moto? C'è il nome, diciamo, nome. E la Yamaha, quella che costa 4.000, non mi ricordo com'è. Vabbè, un attimo, MT, vediamo un attimo se c'è. Sì. Control F, vabbè, no. File, no, modifica, trova. MT, vediamo se la trova. MT, ho qui scritto MT0373, perfetto. Invece la Sanchez per andare a fare drifting No, la Sanchez non posso off-road. iscrivertela perché è senza targa. Ma io andavo La off-road, Sanchez devi però. tenertela in un parcheggio, dovevi tenertela in un parcheggio vicino alla montagna, poi avevo vicino Ma io off-road non ho e fa. Guardi. quindi la Io. tiravi fuori solo in quel caso lì. No, ci andavi in giro, Non. quindi no. No, non è. Allora, gente, aspetta. Io l'ho messa nel garage sua, l'armeria di Sandy, sa dov'è? Io l'ho presa, Sì. l'ho Ok, tirata fuori e stavo facendo tutto l'off-road di Sandy Shores. però si sono trovato in strada, a quanto pare, penso, Dovevo fare benzina, avevo finito no? benzina, mi sono andato al benzinaio e poi sono tornato off-road. Mi dispiace, non puoi. Ma è sbagliato. Lo so, però non puoi, mi dispiace. Vabbè. Vabbè, ciao. Allora vado. Ciao. Live ci siete? Ciao a tutti, comunque. Il mio mod qua che è appena venuto a sequestrare la macchina, è venuto, c'è in live, eh? Grave, ci sei tu che sei venuto appena a sequestrare l'auto? Se no che ti faccio, che ti, se no perché sei mod se non ci sei?
Ho voluto andare un po' qui in zona. Non c'è nessuno in giro, cioè è incredibile. Anche per fare un po' di RP, Dio mio, cioè, no, zero, niente, nessuno. Ok, scusate, sto leggendo le notifiche su Discord. Orgel, orgel, orgel. Ciao Emily. Accosta. Bravo 5, vai tanto alla pick stop vicino all'edificio degli agenti immobiliari. Emily? Gregory, senza Sì? casco. No, l'ho tolto adesso. No, io non te lo vedevo neanche prima. No, ce l'avevo, l'ho tolto su adesso quando ti ho detto Emily. Io non te lo vedevo. Poi dove è 128? Stavo andando a casa perché Serena mi ha lasciato la moto e la lascio dentro il garage È la per macchina di lasciarla. Serena questa. È la moto di Serena, sì. È Ma sai, è vero andata che è via. E illegale portare una la macchina, sto andando a moto, posare a veicolo? casa da me per non lasciarla al Mamma garage mia. centrale. E la Ah. lascio aperta lì. E lei è un Dopo. procuratore distrettuale, ti lascia la moto già sapendo Dai, che è povera. illegale. Lo so, Emily, ma Ah. poverina, che deve fare? Che nervoso mi fai venire. Però devi troppo veloce, però. Caro, 128 città, cioè dai, E vabbè, se mi devi fare la multa, falla. mamma mia. No, non voglio fartela, però, cioè, dai, mamma mia. Rallenterò. Sei ora sei terribile, veramente. No, no. No, sparisci. Sparisci, mettiti il casco. No, no, veramente, io non ti parlo più, veramente. Ciao, Emily. No, no, la vittima quando ti ferma, Ma no, ma no, no. No, 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 scusami. la vittima non voglio io parlarci. Va bene. Ciao, Emily. Ciao. Traffic stop completato. Mamma mia, sto qua. E questo cosa fa? Ottimo, bravo, complimenti. Emily. Salve. Baker, Sì? lei è un Probabilmente ti cerca. pazzo. Ah. Allora, le Ma. chiedo per favore di scendere dal veicolo. Sì. Posso per favore avere i suoi documenti? Cazzo, il mio Faccio un tempismo sta controllo, esplodendo. stai qui, fermo.
qui fermo. Ma sto qui è un pazzo. Qui bravo 5, ho fatto traffic stop al garage centrale. Ok. Alla patente C. La patente A e la patente B, perfetto. Poi i precedenti penali, vediamo se ce li ha. Uno mi multa, devo eccesso di velocità. Il possesso di droga illegale in grandi quantità e aree di polizia. Intralcio all'azione di polizia. Eccesso di velocità. Oh madonna, sto qua c'ha reati pieno il collo. Mamma mia, Calbaker, non ci faccio neanche. Non riesco neanche ad arrivare in fondo alla lista di ciò che hai fatto nella tua vita. Comunque, la macchina è tua, giusto? Sì, sì, te la conosco. Guarda, io ti dovrei sequestrare la patente, sequestrare l'auto, secondo me. Ma come? Ma per come? Secondo che mi chiamano? Wilson. Sì, pronto, sto facendo un traffic stop, dimmi. Sì, dopo passa in centrale. Sì, ok, arrivo. Ciao. Allora, ritiro patente, ritiro veicolo, 5% di multa sarebbe questa, lo sai, vero? Ma... Però sarò gentile oggi perché sono tornata dalle vacanze e sono più rilassata. Farò solo 5% di multa e il resto te lo tieni. O accetti o ti piace l'altro, quindi vedi un po' te. No, no, va bene, va bene. A posto. Cazzo. Salutali prima che se ce li. A posto, facciamomi compilare col tablet che io sono. Mai più sgommate, mai più. Guarda, piuttosto vado oltre i limiti, ma mai sgommate, mai più. Ma no, ma dico bene. Madonna, saluto. Pensavo che fosse così tanta roba per una sgommatina, cioè, ma non la va leggere così. Senti, Kyle Baker, tu guidi male. Ma non guido male, l'ho fatta perfetta, la sgommata. Se ero proprio avanti mi prendevi. Ma ci sono stato attento. Ti ho visto, non è che sono cieco. Ecco qua la multa. Verrà tutto telematicamente. Ho paura dei soldi. Porca puttana! Vabbè, stai fermo. A posto, $3.110. Adesso trasferisco tutti i miei soldi a qualcun altro, così la prossima volta mi fate la multa. Il tuo veicolo, quello che si risulta sequestrato, l'hai già risequestrato? Quale? La Camry. La Camry? Sì, l'ho risequestrata. Madonna, da chi? Non lo so. Ah, da uno che non sapeva fare di sequestro, era tipo nuovo, mi sa. Madonna, che palle, però, credo che non le cancellano poi. Non è colpa mia, non dipende da me. Oh, furto di veicolo, furto di veicolo, furto di veicolo, denuncia, denuncia. Vabbè, ecco qua i tuoi documenti. Sì. A posto, arrivederci. La multa, però no, Ciao. Arrivederci. Arrivederci. Porca puttana, ti posso trasferire i miei soldi per un po'? No, perché le multe. Di che sei quello? Andiamo in centrale che mi vogliono. Sì, dimmi, che c'è in centrale? C'è il signor Carter. Ah, ok, adesso ne parlerò con... Arrivo. Ciao. Perfetto. Andiamo in centrale a vedere cosa vuole il signor Carter, anche se penso già che lo voglia perché dovevo... Signor Carter? Salve, sergente! Sei ripreso? Sì, sì, tutto sì, bene. Sono passati 2 giorni. Ah, bene, bene, sì, ormai. Sì. Venga, andiamo. Mi segua, mi segua. Come va, sergente? Tutto bene, io, tutto bene. Sergente, la Ferrari del mio cliente dove sta? Quale Ferrari? La Ferrari, l'F40. Guardi, la stavo sequestrando, ma poi alla fine... poi alla fine la... Mi sono dimenticata. Non è mia. È alla fine mi sono dimenticata, quindi è rimasta di dietro, penso. Con la mia parola di dietro. Comunque, anche se la sequestra, gliel'ho spiegato che non è mia. Sì, sì, però lei è usata per fare operazioni illegali, signore. Come? Allora, ma se le spiego meglio, venga, venga. Azioni illegali. Venga, venga, venga. Come azioni illegali? Sergente, non dica fesse. Allora, signore, mi scusi, salve. Innanzitutto,
Lei sa il motivo per cui è finito in ospedale, tutto eccetera eccetera? Certo che me lo ricordo, sì. Ok, lei in pratica non si è fermato al mio alta, guidando in modi molto sportivi e molto, diciamo, pericolosi. Allora, sergente, lei stia calma, perché io le ho già spiegato quello che è successo. Ok, ma lei ha fatto un testacoda, cioè per fare un testacoda c'è bisogno dei freni. Di frenare, c'è bisogno di freni però per un testacoda. Infatti io i freni funzionavano, io perché ho detto che non funzionavano i freni. E che l'acceleratore rimaneva bloccato e quindi non riuscivo a fermarmi. Cioè ho provato col freno a mano, ho provato col freno, ho provato con tutto. E poi alla fine mi sono dovuto schiantare. Perché se no non si fermava la macchina. Che fare? Io lo sai, però che doveva pagare i danni, diciamo, per l'auto che ha rotto dell'altra persona. Ma certo, ma io pago tutto quello che c'è da pagare, sergente. Guardi, io innanzitutto non volevo neanche, diciamo, mandarla in galera, diciamo, non mi sembra corretto, però... Guardi, se vuole... Cioè, no, se no, vuole, no, se no, io no. Devo, lo no, non deve, non deve, perché sinceramente capisco il suo problema, però volevo applicarle la multa per guida pericolosa, dato che però adesso mi ha spiegato la questione per bene, a sto punto cercherei, diciamo, di evitarla. Cioè, io non ho motivo di non fermarmi. Sì, sì, infatti. Infatti mi sembrava strano quando ho visto lei. Infatti, quando ho visto lei mi sembrava strano. Capivo perché non si era fermato, vai. Vabbè, a questo punto, signore, io farei così. Stavolta la lasciamo andare. Lei sta bene, la persona sta bene. I danni poi li pagherà lei per conto suo. Se stia attento. Sì. Basta che gli avete dato il numero della mia assicurazione. Sì, già fatto tutto, già fatto tutto. I suoi dati ho dato ai signori, se ne contatteranno poi e tutto. Vabbè. Perfetto. Comunque, sergente, se io devo pagare la multa, la pago. No, no, stavolta diciamo che ho capito che ho un problema, quindi evitiamo la multa. Però la prossima volta stia molto attento a queste macchine. Ma mi danno le macchine di merda, io le devo riparare, ma io non sono un meccanico, io cambio solo i pezzi. Mm-hmm. Cioè, questo è quello che la gente non vuole capire. Io non sono un meccanico. Qua c'è scritto meccanico nella maglietta, secondo lei, sergente? No. Vabbè, va bene, va bene. L'accompagno allora, fuori la macchina adesso. Facciamo una cosa. Mi dica. Sergente. Visto che lei è stata molto clemente con me, io le regalo un buono per una modifica dal Benny. Ah. Va bene? E quale? Che buono sarebbe? Cosa comprende? È tutto quello che vuole. Un attimo che glielo faccio. Ok. Oh, grazie. Grazie. Va bene? A posto, grazie mille. Ma questo qui cosa quante modifiche comprende? Cioè... Può modificare un'auto. Un'auto? Una moto, tutto. Bene, avevamo un'Audi da modificare. La porti che la... Quando è che apre il Benny la prossima volta? No, io sono chiuso, però se la vuole modificare me la porti pure. Che faccio? L'aspetto? Beh, guardi, io ce l'ho adesso, guardi, se vuole vengo adesso. Va bene. A posto. Così, mi chiama pure lo sceriffo che c'era qua poco fa, sergente. Quale? Quello? Sì. Eccomi. Sceriffo? Salve, signore. L'aspetto al Benny adesso, va bene? Va bene, prendo da Matteo e arrivo. Va bene. Sergente, l'aspetto... Sì, l'aspetto. Sì, perfetto, arrivo anch'io. Perfetto. Ottimo. Salve. Agente? Salve. Lei sono è? Il nuovo cadetto Randy Rhodes. Piacere, sergente Wilson Emily. Matricola 2192. Sì, sì, perfetto. Guardi, un attimo momento che se ora mi recco al Benny's Custom, che il signore mi ha regalato un buono per modificare un'auto per una cosa che abbiamo fatto adesso e poi torno subito in servizio. Centrale. Lei faccia la raccolta firme intanto. Certo. E tutte le nuove scartoffie magari per i nuovi porti d'armi, faccio anche quell'annuncio lì, rinnovi, denunce di sequestri e se no con se bisogno sono in radio, mi chiede tutto, sono pronta a aiutarla, ok? Ok? Sì. Perfetto, andiamo a Cassandra. Perfetto.
perfetto, andiamo, andiamo. Ma te l'ha regalato anche a te? Mi ha detto di andare. Porca miseria, per un guasto meccanico. Posto già la volante e arriva. Carlo, un abbraccio. No, ma come? Se vedi. Auguri, Carlo, complimenti. Complimenti, Carlo. Ma come? Da domenica, sai che mi sono nati due bambini? Come due bambini? Sì, ieri ha partorito ieri. Minchia, auguri. Ma no. Grazie di... perché io potrei partorire? Tu hai detto ho partorito, cioè, no, ma Iuri. Iuri. Cacchio, auguri. Allora sì che ci stava l'abbraccio positivo, c'è sta sempre l'abbraccio. Come l'hai chiamati? Evelyn, lei e Allen, lui. Un pupo e una pupa. Sono due gemellette. Grande. Oh, auguri. Grazie auguri. Di cuore. E domenica alle ore 9 ci sarà il matrimonio. È invitato, ovviamente. Oh, grazie. Prego. Quando matrimonio? Che non ne sono mai detto nulla? Io adesso siamo. Oggi continuiamo con Iuri a consegnare gli inviti perché non c'era in città questi giorni. No, ero in domenica vacanza. Domenica alle ore 9. Ma io so che c'è un altro matrimonio. Poi. Sì. Tre matrimoni questa settimana. Tre. Oh, ma è che. Ma in questa città i matrimoni non è che portano bene. Sì, in effetti. Così dicevano, però tutti i matrimoni prima sono dicono. I matrimoni qui non portano molto. No. Ne ho sentito parlare. Sì. Vabbè. Comunque, magari i tuoi cambiano. Cioè, magari si sperma, ma diciamo che i matrimoni che ci sono stati fino ad oggi sono. Già tre matrimoni ci sono stati. Minchia, tutti che si sposano. Tutti. Se trovi una ragazza, ce ne sono tante in città. Sergente? Ha da fare lei? Ora. Sì, sono occupata, molto occupata. In entrambi i sensi. Vabbè, allora ci vediamo al Benny, l'aspetto. Sì, grazie, vado a posare la volante. Ciao, e poi grazie di cuore. Auguri, Appena vedi, fagli da parte mia gli auguri a Iuri, Certo, sta qui dentro il magico. Immagino. Sta lì dentro. No, comunque io adesso scappo, però va bene, sta a lavorare? Sì. No, però non apro. Non apro. È un favore che devo fare qua alla gente sergente. No. Carlo. Che c'è? Non c'è bisogno che piangi. Che devi fare? Devo cambiare il colore a una macchina. Vabbè, dai, ti sono nati due figli, dai, passa, che ti aspetto anche a te, dai. Ottimo, dai. Sì, però subito. Non lo dire in giro, No, arrivo subito, vado al garage, più la macchina... Va bene, ci vediamo... Sergio, io vengo con lei. No, sì, no, io vado solo, dov'è? Che penso sia sul retro, vado un attimo nel parcheggio di là, arrivo subito. Ederci. Detective? Sì, mi dica. Detective Rio, dov'è finita l'auto del signore, quello che è finito? Nel garage sul retro nostro, nella prima discesa a sinistra. Prima discesa a sinistra? Appena entri nel garage. Perfetto, guardo. Dov'è che è? Dovrebbe essere qui dietro. Dalla prima parte. Dovrebbe essere all'interno, se non sono. No, non c'è più. Non c'è più l'auto. Vabbè, ora vedo un attimo. Vabbè, se qualcuno se l'è rubata, la troviamo in giro. Ok, sceriffo? Mi dica. Ce l'ha un posto qua in moto? Ma io devo prendere la mia auto, comunque. Vabbè, prendo l'auto intanto io. Andiamo. Sergente, mi sono collegato alla sua frequenza. Sì, un attimo, solo che sono anche in radio, quindi sono anche in latina. Adesso. Cornelius! Che ho da fare adesso? Sì, scusami un attimo, posso chiederti di avermi sentato velocemente al beniscasto perché mi hai dato un buono da consumare adesso perché mi sono comportata bene durante l'azione. Ok, ciao. Grazie, ciao. Il capitano. Comunque sì, sono in live su Twitch, quindi mi raccomando, niente parole strane e... A posto. Torno subito, poi andiamo in pattuglia. 10-4.
Venga, venga qui. Carlo, te l'hanno sequestrata sta macchina? Ma che sequestrata? Ce l'ho al garage. Ma non te l'hanno sequestrata? Sì, ma se sono sbagliati, hanno preso la macchina sbagliata nuovamente, come l'altra volta. Ti ricordi ogni volta mi sequestrano la macchina sbagliata? Vabbè, cancello allora. Questa qui, capito? Senti, ce l'ho Carlo, io... Dammi un sarebbe... abbraccio positivo. Sarebbe da stoppare all'asta. Davvero? Scusa, è il solito problema dell'altra volta, della macchina, Emily. Che pieno la macchina quella parcheggiata quando vado a dormire, capito? Regolamento del presidente, però il presidente è scappato, parla con il capitano, ma intanto va in giro. Comunque, Yuri, auguri per quello che hai fatto, diciamo, auguri per i bambini. Grazie. Complimenti, finalmente sono nati, eh? Sì, sì. Bene. Ci conviene mettere dentro, sennò ci vedono dei occhi indiscreti. Cosa? Le macchine. Se vede qualcuno, passate qua, dice, oh, il Benny è aperto. Se vuoi, sì, entriamo. Bisogna dirglielo. Dove sta l'amico? Dentro, dentro, dentro. Bisogna chiederglielo. Chiedi? Sì. Non era giù, era giù, mi sa. Giù dove? Io entro intanto. Entra, entra. È lì. Dove? Lì. Arrivo. Io è rimasto matrimonio, ho sentito allora. Faccio vedere. Aspetta un attimo solo. Sì. Piccoli a questi. Sì, direi di sì. Come va a te invece, tesoro? Vieni qua, va, che così parliamo. Qua, raccontami un po' di gossip positivo. Beh, lo sai che io e Mike, no, ci frequentiamo adesso di nuovo. Sì, lo so. Siamo insieme, diciamo, e mi ha regalato una casa. Ti ha regalato una casa, Mike? Una casa molto costosa. Davvero? Sì. Diciamo che, siamo chiarito tra di noi tutto, siamo rimessi insieme, diciamo, stiamo insieme, diciamo, meno male. Allora lo vedi che è un bravo ragazzo? Alla fine sì, dai, ci ha detto che dopo quello che gli ho detto, le ho spiegato tutte le cose, perché lavoro tanto. Sì, ma a me mi ha detto pure De Marghe, mi ha raccontato, De Thomas, di quanto mi vuole bene Thomas. Però alla fine lui ci ha pensato su me, su di me, tutto, parlando anche con Allison, eccetera. E alla fine è venuto da me e mi ha detto, guarda, ti chiedo scusa, e così alla fine... E alla fine niente, siamo tornati a frequentarci. Che bello, avete fatto plutonio? No, ancora no, siamo tornati insieme da qualche giorno. Ah, ok, ok. Sono partita, quindi il tempo non c'è stato. Emily, via qua un attimo. Scusa, scusami, Yuri, scusi un attimo, devo dire una cosa troppo privata a Emily. Ma hai visto quanto latte c'ha Yuri? Madonna. Hai visto quanto latte? Ma tanto che è abbastanza prosperosa. Ma sta a scoppiare, porca miseria, sono preoccupato. È normale, non scoppia. Dici, è normale quella cosa? Ma sì, è normale. Ma non è che devo soffrire pure io qualche un po' di... Che dici? Ma chi vuoi soffrire? Ma è il latte? Ripeto ma no, sono per i bambini. Ma non è che prende il volo. Negativo, capitano. Come ne che io dico, capitano? No, sto parlando della parte di radio. Comunque io voglio dire al capitano di sequestrarmi il Ferrari, che hanno preso quello sbagliato. Ne parlerò io. Magari ne parliamo insieme io e te, capitano. Va bene. Senti una cosa, ma non è che me vola prima o poi? Cioè, con un soffio di vento, PM parte? A chi? E lei con quei domoni... Ma dai! Dici di no? Ma no! Dove metti i pesi ai piedi? Dove metti aiuto? Ma no! Carlo, Dio mio, Carlo. Ah, ok, perfetto. Dio mio, Carlo, Dio. Ma che mami. Bene, non le so queste cose come funzionano. È normale. Ma ogni giorno crescono di più. Vabbè, deve scaricare poi la sera perché diminuiscono. È come se pensi, come la vescica, no? Quando ti scappa diventa grande, devi scappare. E quando poi ti svuoti, diminuisce.
Okay. Cazzo di discorso è? Ma non lo so. Auguri. Auguri. Grazie. Auguri. Grazie. Tutto bene? Minchia, hai perso già subito tutto, la panza, le cose, tutto a posto. Beh, tranne sì, qualcos'altro sì, che Carlo. Carlo. È normale, no? È normale, è materno. Certo, è giusto. Tutto normale. Tutto. Va bene, comunque complimenti, auguri di nuovo. Grazie. Complimenti, Yuri, complimenti. Ma che c'è? Ma perché non gliel'hai già fatti? Ha voglia, tutti i giorni li faccio. Allora. Carlo, sì. Quella è la macchina che devi cambiare il colore? Sì, è rossa. Sì. Rossa, se è possibile, una perlescenzina gialla positiva. Sì. Però tutta rosso Torino, rosso. Vieni qua. Capitano, qui c'è il titolare del tequila. Chiama solo una cosa, tipo un simbolo, però. Sì, gli agenti che ci sono invitati. No. 10-4. Grazie. Ci sarò. Alle 20 abbiamo cambiato io, ma penso che abbiamo cambiato gli orari, devo andare a invitare che ho invitato ultimamente a dire che faccio alle 20. Oggi è 12 gennaio, un attimo. Mm-hmm. Secondo che guardo che giorno è. 12 è domenica. Dovrei esserci in teoria. Devo vedere, però spero di sì. Comunque ogni giorno è imprevedibile. Il giorno stesso si sta. Ti ricordi il tuo fidanzato Mike, come si chiama? Così anche Mike Treviani. Che bella! Guarda là. Carlo, grazie di cuore. Mike, un attimo, ti dico esattamente il nome, il cognome è giusto, perfetto, perché non so come dire, scriva. Perfettissimo, secondo. Quanto le devo? Ma che secondo, è? Il regalo per i ragazzi, Carlo. Davvero? Grazie, aspetta un attimo. Oddio, grazie per il follow, Big Barbie TV. Vergogna cosa? Ciao, Zeno. Ecco qua, Mike Treviani si chiama. No. Carlo. Ascolta me. Carlo, compragli i pannolini. Ciao, Dyed, ovvero Big Barbie. No, veramente, cioè, no. Carlo. No, comunque, ma non è che torna MacMan, che se vai su Impero, ma per favore, su Impero, ma vai via, ma spari. Io ce l'ho bambino, so quanto costa. Big Barbie, ma sparisci. Vai tranquillo. Grazie, te voglio troppo bene. Grazie, sei sempre. Vai, io finisco, faccio la macchina e poi arrivo. Ci mancherebbe. Arrivederci. Ma se c'è il tuo fidanzato e futuro marito Icaro. Grazie. Se lo vedi, dai, io forse non lo incontro mai. Quindi... Certo, lo vedrò stasera sicuramente. Cioè, l'invito. Sì, certo. Nostra. A posto, va bene. Ciao. A posto. Tanto tu, se senti gli altri poliziotti, diglielo. Sì, capitano, hai già parlato, capitano? Sì, sono invitati a prescindere. Ok. Magari scrivilo sul database, come ha fatto Mark. Magari si vedi ancora i messaggi che scriviamo. Perché Mark ha messo l'invito. Sì, Mark sul database, ovviamente ha scritto nella chat del database, ha scritto tutti invitati, degli agenti e scelivi sono invitati. Yuri, ma sei in maternità? Sì. Già da un mese ormai già. no, non è incinta. È in maternità già da un mese, sì. Vado a metterla al garage, la riprendo. Capitano. Sì, vai. Comunque io però non parlare riguardo alla tua maternità. La sultana che lei mi ha modificato, poi non ti sono asciugati bene i colori. No, il problema è che su quella macchina ci sono problemi nell'asciugare. Ah, ok. Sì. Poi io riparliamo riguardo alla maternità e al lavoro, che devo parlare con te un attimo. E pigliati tutti gli assegni maternità, Yuri. Ecco. Vieni, vabbè. C'è mia moglie che non lavora da 2 anni a momenti. E la pagano. Ma in polizia hanno bisogno di un posto, quindi... Dopo ti parlo. Mm-hmm. Allora, dica, facciamo un po' un colorino bello per questa macchina, perché è comparta apposta. Che colore? Un colorino bello, secondo te qual è? Allora, per me il colore della morte sua è o nero opaco o bianco perla. Puoi vedere bianco perla? Sì, però mentre che vernicio devi uscire, per favore. Ah, sì, certo, scusami.
Fatto? Sì. Esco, entro, posso? Sì. Entra, entra. Che dici? Bianco perla, ci sta, eh. Wow. Bello, bello, bello. Così ci sta, sì, sì. Ci sta, ci sta. Eh sì, è molto... Aspetta che esco, esce pure. Faccio vedere. Praticamente è bianco perla, vedi? Però c'ha quel pizzichino di bluette, vedi? Sì, sì, ci sta. Ma che è questo? È ci molto, sta. Molto bello. Ci ma sta. Chi è questo qua? Scusi? Sì. Chi è lei? Signore? Sì. Che ci fa qua, mi scusi? Volevo sistemare la macchina. In che senso? Dovevo fare delle modifiche. Ci vediamo dopo, ciao. Ah, ok, va bene. Salve. Salve. Ciao, Gale. Ciao, bello. E vogliamo ringraziarti nuovamente entrambi, no, per il regalo. No, grazie veramente di cuore. No, non mi dovete ringraziare, anzi smettetela, perché poi mi mettete in imbarazzo, eh? No, no, veramente, grazie, grazie, grazie. Se e dai che poi piango! No, no, no. Grazie di cuore, veramente, grazie, grazie, grazie di ma cuore. Ma ci mancherebbe, mi raccomando, state attenti ai figlioletti, eh? Sì, assolutamente, che, assolutamente. Che crescerli è un rompimento di coglioni, però... È una cosa bella. Pensi che io tengo sempre il monitor in mano, cioè l'app sul telefono che no, ti capisco. Dormono. Ti capisco molto bene, Yuri, credimi. Credimi. Ma io non sapevo nemmeno cosa era un bel monitor. Immagino, guarda, ti dico pure un'altra cosa, che adesso i baby monitor non è che sono baby monitor così. Ci vuole quello proprio fatto bene che costa 200 euro, mortacci loro. Perché c'ha tutto, c'ha. Perché va collegato al wifi, perché vedi, qua c'è l'app, io sono a casa, sono fuori casa. Sì, 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 infatti, io uso quello, l'applicazione sul telefono. Porca tutto. Puttana, ti capisco. Vabbè, spendeteli bene questi soldi, ragazzi. Per matrimonio, tutto per matrimonio che ci sarà domenica, ovviamente tutti invitati, alle ore 21. Perfetto. L'invito, aspetti. Da 20 a 21? 21, 21, 21, 21. 21 va bene, allora. 21, okay, 21, 21, 21. Certo, per me domenica è un po' complicato, però vedo di esserci. Vabbè. Ma come smettere di spendere soldi del dipartimento? Ma chi cazzo spende soldi del dipartimento, Zenor? Questi soldi qua sono miei, oh. Sono grazie, miei, del mio conto bancario. Yuri, ci mancherebbe altro. Il mio conto bancario è 79.200, no, quindi l'ha regalato il signore, me l'ha regalato lui, Ma cosa soldi, ma quali? Ci sono i casting da... Ma cosa? Dai, mettilo, ma quali soldi? Che però manco io ce li ho, ce li ha solo Cornelius Pond, i soldi del dipartimento. Scritturami! Scritturami? Scrittura. Vabbè. Vabbè. Nel frattempo... È fatta? Grazie di cuore ancora, grazie di cuore. Ti voglio un poi riguardo le modifiche, cosa ci sta ancora di bello? Tesoro, scrittura. Scrittura, vabbè. Sergente? Sì? Che dobbiamo fare qua? Beh, che altre modifiche ci sono possibili, diciamo. Le luci, guarda, luci ci dell'auto. Penso io. Faccio una bella macchina, ecco. Però io voglio mantenere un po' il lusso che c'è in lei, la classe che c'è in lei, Quindi niente cose sportive, estreme, corsa, no, eccetera. No, estreme no, però magari questo paraurti un po' così, un po' carino, no? Sì, ci sta, ci sta. Anche dietro non è troppo esagerato, ora glielo faccio vedere dopo. Sì. Zenor, spendi soldi, soldi, comunque adesso due stipendi mi sono arrivati a me. $26.000 di stipendio mi è arrivato a me. Zenor, due stipendi arretrati, prego. Spoiler. Oddio! Ma chi è? Ma chi è? Ma che? Oh cazzo, si è fatta male! È fatta male, Yuri? Tranquillo, tenga che... Ne ho mamma, sì. Oh, grazie. Oh mio Dio. Le coordinate Google, se avete... Ah, ok, grazie. A posto. Spero che non sia fatto niente. Ma ti sbacco, sei macchina di sangue. Mannaggia. Vabbè, dicevo, sergente, guardi, cioè non è troppo esagerato. Ci sta. Come... Lo spoiler, però... No, vero. No, non ci sta su questa macchina. Lo spoiler su questa macchina non ci sta, no. Guarda i cerchi, invece, i copricerchi. Abbiamo qualcosa da scegliere riguardo ai cerchi. Ora vedo. Vediamo.
Oddio. No, meglio di no. No. Non devo andare in vacanza con questa macchina. Gli facciamo l'assetto? No. Guarda i cerchi più che altro, perché diciamo non è che vuole fare... Pastrini neri? Sì, questi sì, certo. Targa nera, vedere con me? Oh, sì. Ah, no, le ruote non si possono cambiare. Le luci a neon si possono mettere? Sì, certo. Le luci, quelle... Le luci blu. Che colore? Che colore ci sono? Tutte quelle che vuole. Io direi neon bianchi e... Questi qui si sta. Exeno bianco, tutto bianco. Sì, ci sta. Bella. Che dice? Ci sta? Bella macchina. Ha visto? Grazie, bellissima. Ci mancherebbe, Sergio. Bene, no, che bella, è stata bella. Allora, mi raccomando, butti via il buono. Sì, glielo do a lei. E la ringrazio di nuovo, eh. Eccolo qua. Perfetto. A posto. Grazie mille. E riguardo per tenere, diciamo, le modifiche, a posto così o devo andare da qualche parte? No, deve andare qua al garage. Questo qui fuori? Sì, la metta lì dentro. E poi la posso tirare fuori. E basta. A posto, grazie mille allora. Arrivederci. Ringrazio, si riprenda poi per ancora l'incidente, se è ancora male, mi raccomando. Sì. Sistemi quei freni della macchina, se faccio sistemare. No, il filo dell'acceleratore. Ah sì, scusi, l'acceleratore, ma non ancora. Mi piace sistemare, arrivederci. No, i cadaveri non li trasporto io. Là. Che macchina. Qua devo trasportare, devo metterla, vero Zenara? Qui devo metterla. Ma com'è indifferente? No, perché tutti dicono in quel garage lì, perché così si sistema tutto? Ah, e perché dicono sempre la metta in quel garage lì? Cioè, non c'è più bisogno. Mamma mia, che bella macchina. Ah, vabbè, in effetti è vero, di garage è uguale. Mamma, che bella sta macchina. Vediamo se c'è Mike. A posto, ok. Vabbè, le farò col Mello per quello. Non c'è Mike. Ma non posso neanche depositarla lì. Cosa? Ah, okay. Ma non si può neanche depositarla qui, cioè. Ma non è possibile depositarla qua. O è possibile? Ma è possibile depositarla nel blip delle auto di fazione? Ma non pensavo che le auto si potesse farla. Sì, sono io. Ciao. Ok, ho delle informazioni. Ciao, Marghe. Emily, ciao, scusami. Vuoi venire a vedere la macchina nuova che abbiamo modificato tutto? Sì. Vieni. Ah, non lo sapevo, gatto, se non avevi informato, perché tanto, vabbè, tanto non l'avrei mai fatto, perché non mi avevo mai venuto in mente di depositarla qui. Guarda, l'ho modificata poco fa. Ma che bella. L'ho pagata anche poco, diciamo, e poi la modifica me l'ha fatta gratis, perché, diciamo, dopo un intervento, diciamo,
60. A me ha fatto pagare 3.000. Ho avuto un intervento, diciamo, con quel con la polizia, con quel col dipendente del Benny, diciamo che ho detto per quello mi sono convinto che l'ho aiutato tutto, perché era svenuto dopo l'incidente, l'ho aiutato, l'ho assistito e tutto, ho detto la ringrazio, le faccio questo buono per questa macchina. Bello, ora ti faccio vedere la mia moto. Sì, fai vedere. Si è modificata, vieni. Sta di fronte alla polizia. Esperienza personale, santo. Guarda te, guarda, me l'aspetterei sicuramente, guarda. Da te è sicuro? Bella bella, guarda qua. Che moto è questa? La Kawasaki. Ci sta, a due posti? Sì. Guarda, bella. Fare lo xeno pure blu. Però vedi che scherzato mi ha fatto. Cioè, hai sentito? No, non devi parlare. Ah! E niente. E niente, ecco come vengo ripagata. E niente, vabbè, è la stessa. Vabbè, dai, ci sta, ci sta. A posto. È bella, eh? Sì, ci sta veramente. Ma tu hai due pistole, hai? Perché due pistole? Tre anzi armi hai. Sì, c'è pure la carabina, e niente. Mi devo difendere. Sì, però una basta. No, una è il taser, una è una pistola e una carabina. Ah, ok. Così non mi sbaglio. A posto. Se mi si scarica uno, sto caricando l'altro. Ottimo, ottimo. Vabbè, collega adesso con l'impattuglia sì. Che è nuovo. A posto, allora io vado, ciao Maga, ci okay, vediamo. A dopo. Ciao, buon lavoro, ciao. Arrivederci. Collega, amica. Microfono. Boh, ora sono disponibile, no. Oppla. No, la prossima volta non toglierò mai il voice mod, santo. Un attimo che attivo la boia. Sì, sì. No. Brutta. Ok, ci sono. Perfetto. Venga, venga, andiamo. Perfetto. Tu sei una merda, tanto. Guarda che bravo che sono io. No, scherzavo. Come? Niente, no, sto parlando io e... Parla in radio, scusa. No. No, sto parlando con la live. Ah, ok. E mi dimentico di mutarmi, non ho il posto. No, va tranquillo. Una macchina dici che è una merda, sì sì. Solo perché vuoi uscire fino potete prenderla. Benzina. Se vuoi salire un attimo. Microfono attivato. Perfetto. No, lo so, non mi. Non... Lo so, non io, la macchina. È scura, sì, è scuria, sì, Williamson, sì sì, come mi chiama, Ciocia, Wilminson, Williamson, come mi chiama, non azzecca mai il mio cognome. Prego, sto a casa. Lei ha mai fatto una multa, lei? Sì, ho anche messo in cella. Perfetto, perché se ne fai un di multa. Ok. Molto probabilmente questa macchina che corre. Ancora non so a memoria tutte le pene, ecco. Sì, pian piano le memorizzerà. Sì. Vabbè. Non lo fermo, giusto perché non c'ho voglia. Io di solito mi metto qui a destra per fare... Io? Mi metto con Radar, mi sono messo io. Tanto va, fanculo. Con il sergente Craig. Chi? Lei? Pattuglia? Cosa hai fatto? Sì. Ho fatto un traffic stop lì vicino all'ospedale. Ah, sì, con sì. Il sergente Craig. Oh, io credo che non lo vedo da un mese. È tornato ieri. Sì. Sentito. La. Molto bravo, molto bravo.
mi ha insegnato delle cose. Okay. Scende lei o scende lei? Scende lei, hai visto cosa ha fatto, no? Sì. No, in realtà no. Ha tagliato la strada lì all'incrocio, non ha visto. Vabbè, va a chiedere documenti e tutto, poi dopo... Ok. Vediamo. Salve. Salve. Sono il cadetto Randy Rhodes, matricola 2192. Mi può fornire gentilmente documenti? Ops. Certo. Ops. Santo, ops. Ok. Allora, fatto qualcosa che non andava? Allora, da quel che ho visto io, oltre ad avere tutte queste finestre, questi vetri rotti, ho visto che ha tagliato la curva lì. È andato in contromano. I vetri... Chiedo scusa, ma io i vetri rotti li vedo a posto. Non li vedo. Io la macchina la vedo tutta a posto. Ah, anche okay. Era solamente... No, solamente il taglio della curva, visto che... Vabbè, so spiegare non, perché. Non c'era nessuno. Non significa nulla, signora. Oh, ok, va bene. Lei poteva creare un pericolo per la strada, per gli altri utenti. Ok, va bene. Le dovrò far firmare un verbale, le sarà applicata una multa dell'1%. Va benissimo. Poi mi può firmare quel verbale? Intanto sto leggendo l'annuncio di Zen, di te Zen, il tuo annuncio Zen or su, okay, cioè non ci serve. Grazie. Ok, perfetto. Buona giornata, signora. Altrettanto, grazie. Ok. Perfetto. Io vedo un vetro rotto. Anche io. Questa volta tralascia. Vede anche lei? Sì. Ok, a posto. Lo diciamo? Sì. Ah, vabbè. Sì, sì. Se lo rincontriamo? No? Sì, si è girato lì al... l'autolavaggio. Aspettiamo che esca. Ok. Ah, dovrebbe uscire dall'altro lato, eccolo. Eccolo. Ma, vedi anche lei quella che vedo io. è un problema. Vabbè, adesso glielo diciamo, sì. Sì. Oddio. Ecco. Se ne è accorto, mi sa. Signore, allacciami la cintura, lei, che la vedevamo un po' fuori. Ah, sì? Solo per quello. Sì, sì, però no, parlo di quello dietro. Ah, grazie, non mi ero accorto. La vedevamo un po' fuori, che rotolava e veniva tagliato dall'auto. Adesso meglio? Minchia. E poi sono io quello che crea casino. Mamma mia, oh. Come cazzo vuole sto deficiente? No, scusi. No, Michael. Ma qual è il suo problema? Ci pensiamo noi, tenente, lasciamo in servizio. Mi spieghi? Allora, niente, che cazzo collega... vuole? Chi è che mi dice che cazzo tu pubblico ufficiale viene a dire che cazzo vuoi a me? Ehi, signori, ci cambiamo. Problema, viene a dire che cazzo vuoi a me? Non lo so, niente. Così inizia a parlare a cazzo. Qual tu, è il tuo problema? Tu pubblico ufficiale mi vuoi denunciare? Sono fuori servizio. Signori, sono fuori servizio, posso fare quello che vuoi. Signori, tu pubblico ufficiale ci calmiamo. Collins, ci calmiamo. Ma che vuole questo qua? Signore, pubblico ufficiale, signore, salga in macchina. Mi si è bloccato il disco. Niente, guarda io. Te lo devo sbloccare, dimmi. No, è che non so non che dire. Le cose te le ripeto. Prego, qual è il tuo ripeto. Problema? Non ho capito.
Possiamo chiarirci magari in parcheggiati in mezzo alla strada senza urlare? Queste cose non le devi dire. È un tenente di polizia in servizio 24 ore su 24. Sono in servizio. Non è che sei fuori servizio. Signore, ci cambiamo. Allora, signore, la smettiamo di urlare? Ah, parlo anche lei, tenente. Ci mettiamo in un parcheggio magari discutendone, parlandone da persone normali. Il problema mio è che io passavo e mi sono sentito dire che cazzo vuole sto deficiente. Questo è il problema mio, da un tenente di polizia. No, 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 tu ti sei iniziato al telefono, hai iniziato a insultare, non so con chi cazzo ce l'avevi, se era il telefono o altro. Con chi ce l'avevi, scusa? Quando ma sei non sono cazzi tuoi con chi ce l'avevi. Ma ce l'avevi con noi o sbaglio? Io non ce l'avevo con lei, prima di tutto. Questo lo dice lei. No. Va bene. Perché con sì. chi ce l'avevo io? Si è affiancato e ha iniziato a lamentarsi. Tenente, con chi prego, ce l'avevo? Prego, Michael mi può chiamare. Prego, Michael, non sono in servizio. Dai, stai sopra il 14 e se ne vada, dai. Meglio così. Oh, tenente. Prego, mi vuoi alzare le mani, sono qua. Sergente, io esigo fare un esposto contro il tenente. Sì, Michael, lo potrà fare in centrale da capitano. Non sono in servizio. Che è il suo diretto superiore. Prego. Sì, vada in centrale, poi lo facciamo. Michael Collins, tenente, non sono in servizio, ripeto. Collins, in macchina, va, per favore, sì, per peggiorare la macchina. Michael, andiamo. Peggioriamo la situazione. Signore, possiamo parlare noi due a parte, per piacere. Sto qua. Oh, guarda la macchina, e guarda signore, la macchina, e guarda la macchina, e guarda la macchina. Signore, ci dispiace per l'accaduto. Adesso voglio vedere se fate il vostro lavoro, voglio vedere, guarda la macchina. Pagati pure un 14 migliore. No, non li prendo i tuoi soldi. Tu hai noleggiato l'auto, come giusto che sia, ti pago i danni. Io non li voglio i tuoi soldi. E i danni per riparare l'auto sono là, prego. Io non li voglio i tuoi soldi, allora guarda la mia macchina. Adesso voglio vedere se i tuoi colleghi fanno il loro lavoro. Ti ho detto, voglio vedere se i tuoi colleghi fanno il loro lavoro. Sto anticipando il loro no, il loro io lavoro. Voglio vedere se i tuoi colleghi fanno il loro lavoro. Che devono arrestarmi perché ti sono andato a scuola? Signori, no, io voglio vedere se i tuoi colleghi. Allora, no, ma che manettare, ma che Non sei neanche. Signori, allora il lavoro nostro è dire o ve la chiedete da soli oppure ce la chiariamo in centrale. Questo è il lavoro tuo. Prende i soldi e si ripara l'auto, dai. Signore, se mi vuoi denunciare, sei il mio nome e cognome. Signore, questo è il lavoro suo. Signore, guarda, signore, lasciate i soldi per la contrattazione. No, io i soldi non li prendo, per me potete pure prenderli voi. Io i soldi non li voglio. E allora andiamo in centrale e facciamo via legale. Prendo i soldi e poi li restituisco io. Io i soldi non li voglio. E allora andiamo in centrale e facciamo tutto per via legale, perfetto. Non vedo neanche centrale, io voglio che la gente impari a lavorare. In centrale? Non abbia fatto il corso di polizia a Paperopoli. Lei ci sta accusando, signore. Guarda, signore, ciò che sta dicendo è abbastanza... Fate quello che volete, io problemi non ne ho. Fate quello che volete. Andiamo in centrale e parliamone in centrale. Qui io non voglio parlare sulla strada, in mezzo alla strada, quindi andiamo in centrale. Andiamo in centrale. Io perfetto, andiamo in centrale e ne parliamo lì. Andiamo in centrale e ne parliamo lì. Ci segua con l'auto, per piacere. Ma guarda te quante storie. Giornata storta per lui, mi sa. Ma non ha motivo per fare così. Andiamo. Ci segua. Prego, venga. Ma guarda te, oh, che modi. Adesso si attacca a tutto. Cioè, lui ci stava cercando di insegnare come fare il nostro lavoro. Ma adesso ne parliamo in centrale, adesso. Piano. Ok, ecco. Se no, sì, con quella macchina non ci raggiunge. Cornelius? Guarda, c'è lavoro per te se vuoi anche. Chi? C'è lavoro per te se vuoi anche. Che vuol dire c'è lavoro per me? Niente, un esposto contro tenente vogliono fare. Sentite in radio? Sì, dimmi. Che vogliono fare? Oh, cioè in realtà più non te, non lui. Dimmi. Aspetta, Emily. Le armi che vengono. Metti solo, Metti solo. Sì, ti ricevo. Forse dovremmo fare troppo un'azione. Nel senso che, vabbè, gli faccio sapere. Sì, faccio sapere, sì. Faccio sapere se mi serve. Capitano, mi perfetto. Che sì. Ok. Allora, dato che Emily è un po'. Ditemi. È più affidabile lei. Ma... Punto, uno, si possono comprare armi usate dalle persone? Sergente. È una domanda. Sì, compari dentro, signore, intanto. Ok.
Non è mai successo, non lo so, sinceramente. Okay, che cosa? Seconda cosa. Se si possono prendere armi usati da persone. Perché c'è sto mio amico che voleva prendere, cioè non rispondono gli armaioli da mo che li chiamiamo. Beh, dovresti far passare la proprietà tramite l'armeria, penso, però, non lo so. Infatti, perché le pistole sono registrate. Esatto. Seconda cosa, se si possono tipo dissequestrare in qualche modo le armi sequestrate dalla polizia, non so, pagando qualcosa. No, ok, niente. A posto, la mia domanda l'ho fatta. A posto, arrivederci. Il capitano venga, che c'è da fare lamentela contro il tenente. Dobbiamo fare? C'è la lamentela contro il tenente da parte del signor Redenta. Ma scusa, ma prendi la della lamentela? Eh no, ma vuole, tu sei superiore. Tanto ti preoccupare direttamente invece che io scrivo, poi devi occupare tu. Signore, prego, venga in ufficio. No, scusa, se io ti scrivo la lamentela, poi devi richiamarlo, parlarci tu di nuovo. Cioè, che senso ha? No, qui. Prego, lui è il capitano. Se vuole parlare col capitano direttamente riguardo al comportamento del tenente, può farlo qua. Capitano, io mi fido interamente dei suoi collaboratori. Sono convinto che il sergente Wilson sia in grado di riferire quello che ha visto. Così arriva da una bocca terza. Bene, prego, ma non può esporre lei solamente di tenente al capitano. No, devo per forza fare da intermediario. Preferisco che le dica lei. Va bene. Va bene, allora ma che è storia? Scusami, la lamentela in effetti dalla persona, cioè... preferisco che il sergente Wilson come persona terza posso confermare al massimo, ma non è che posso dire io, cioè, non ha senso che io vada. Allora, se non ha senso finisce qua. Può confermare, signora, io posso dopo confermare. Che lei ha io non sto dicendo tutto. Che lei non deve parlare. Allora, io 5 minuti fa, 10 minuti fa, quando è stato, sono stato multato perché ho tagliato una curva. Ma vabbè, ci sta. È creando pericolo per la circolazione dove non passava nessuno. Perché io ho guardato prima di... Non c'è stata una macchina che ha frenato, anzi, l'incrocio era libero. Va bene, ci sta. Codice della strada, per carità. Ho pagato, non ho fatto storie, grazie, arrivederci, buona giornata. Senza le sirene, la pattuglia taglia più curve di me, ma ci sta, però mi permette di dire che erano fermi un incrocio che stavano parlando con una macchina, di dire, azzo, e poi sono io quello che taglia le curve e mette in pericolo la circolazione, perché mi è stato detto questo. Sento, che cazzo vuole sto deficiente? A che mi fermo? Esce dalla macchina quello che ha detto di aver parlato e io la voce di che cazzo vuole sto deficiente non l'ho riconosciuto né la voce del sergente che è qui di fianco né la voce del suo collega che era in macchina, quindi una voce terza. Sento che cazzo vuole sto deficiente, al che mi fermo e dico che cazzo vuole sto deficiente, non lo vieni a dire a me. E lui si presenta come un tenente di polizia. E io, proprio perché sei un tenente di polizia, queste cose te le devi tenere per te. Era non le in devi servizio dire. O no? Lui mi ha detto che non era in servizio. Non era in servizio. E io ho detto, io allora, se sei tenente di polizia, tu sei in servizio sempre. Queste cose non le devi dire ai cittadini, te le tieni per te. Allora, dopo un po' di becchi del genere, nulla di più e nulla di meno, lui è partito passando tra la mia macchina e il semaforo e il palo del semaforo, rovinando la mia macchina. Ora, se il sergente Wilson può confermare, poi è sceso, è vero, che io ho detto guardate cosa ha fatto, è sceso, mi ha lasciato dei soldi per terra per riparare la macchina e io non sono un accattone. Allora, io sarò sincero con lei, le lamentele le posso anche ricevere, però secondo me dovrebbe andare avanti con una denuncia, non con una lamentela. No, perché... io non denuncio nessuno. No, non era in servizio, io posso lamentarmi di una persona che è in servizio, in senso che la persona non era in divisa al momento dell'accaduto, da quello che ho capito. Non mi porta a dare richiami perché questa persona era in servizio. Ma io non voglio che venga richiamato. A me non mi interessa che questo signore venga punito. Io non cerco quello, io non volevo manco venire. Ho capito male io allora. No, non lei ha capito giusto, nel senso che non sto dicendo. Io voglio solo che gli venga detto, che cacchio. Cerca di tenerti le cose addosso, pensale. Wilson, puoi confermare? Posso confermare che il comportamento del presidente sia stato un po' tutte scorretto. Tutte le parole dette? Sì, posso confermare praticamente tutte le parole dette. Va bene, grazie alla segnalazione allora.
Sì, comunque ripeto, io non voglio che sia preso provvedimento. Non è questo. No, non verrà preso nessun provvedimento. Però dire è che cazzo, calmati un attimo. Però c'è da dire che il signore qui davanti ha avuto anche lui un atteggiamento abbastanza... Allora, secondo me c'è stato un atteggiamento abbastanza... C'è stato agitato. Un misunderstanding. Io tutto quello che posso dire adesso è a nome del Dipartimento di Polizia non siamo così, quindi mi scuso. No, ma io lo so, è per quello che mi sono arrabbiato, perché non siete così. Io lo so. Diciamo che c'è stato tutto un misunderstanding totale tra persone che hanno avuto comportamenti entrambi un po' aggressivi e quindi c'è stato un po' un litigio. Io tutto quello che posso dire, ripeto, è di chiedere scusa per il comportamento. Non c'è niente da chiedere scusa, solo che gli venga detto che cacchio, certe cose ti entrano per te. Gli verrà detto. Lo so, anch'io in Italia, vabbè, certe cose te le devi tenere. Ok, verrà detto, non c'è problema. Grazie per la segnalazione. Buona giornata. Buona giornata. Ovviamente, arrivederci. No, ma io non ho problemi, ci mancherebbe. È politica del... Come volete voi, ma io problemi... Sì, no, è la politica, ripeto, della centrale. Io non voglio che vengano... Cioè, non cerco provvedimenti, non cerco niente. No, solo che dire che cazzo, la prossima volta stai zitto, specialmente quando è una discussione che non ti riguarda, perché qui... stavo parlando io e i due agenti che erano in macchina. No, capito. Purtroppo la politica del coso del dipartimento è così. Tutte le segnalazioni sono anonime. Anche se non vuole restare anonimo, resterà anonimo. No, per me un problema. Va bene. Non è. Ok, buona Grazie. Giornata. Arrivederci. A posto, arrivederci. Devo dire che Colin sa molto bene un atteggiamento abbastanza scorretto. Poi gli parlo. Vuoi segnare un po' tu, per favore? Sì. Fammi togliere pure. Ernesto? Sì, Mario. Sì. Ok. Mi dispiace che tu ti sia licenziato. Salve. Come sei licenziato? Come sei licenziato? Phoenix. Ma come sei licenziato? Ah, devo andare in pattuglia poi. Perché? Non faceva per me. Ah, spero di entrare nelle forze dell'ordine. Penso sarà molto, molto difficile. Siamo pieni, pieni all'orlo. Allora, io vado in pattuglia. Gli sceriffi. Non so quanto ti convenga. Collega, lei interessa entrare nelle sceriffi? Come? Lei piacerebbe entrare nelle sceriffi, lei? Per dare il posto al signore. No, perché siamo in troppi già adesso. Buona fortuna ad entrare negli sceriffi. No, sì, con... so bene. Ciao. Wilson. Ehi. No, fammi passare. No, passo io. No. Dimmi, Emily. Ciao, Colli, sono $2000 da Dart. No, vabbè, gli ho pagato i danni. Non le vuole, ti do per il cazzo, perché poi vado nel torto se non le ho dati, quindi... No, li ho presi io. Vabbè, poi vediamo. Ma ha denunciato lui? Ha fatto la lamentela al capitano. E com'è andata? Ciò che ti dico non potrei dirtelo, quindi non te lo dico, basta, ciao. Ma tanto vengo a scoprirlo. Ti verrà a parlare, lui. Ti verrà a parlare con Ernst. Vabbè, capito. Ciao. Comunque, stavo dicendo, se mi ha accettato il capitano, ci sarà un motivo. Non è perché siete pieni, ecco. In realtà siamo pieni fino all'orlo, quindi in teoria non dovrà prendere né l'ultima che ha preso ieri, né l'ultima ancora. Okay. Però vabbè, questa è una cosa a parte, infatti, vabbè. Infatti oggi dovevo parlarne. Devo parlare con Tanaka. Io devo parlare. Yuri Tanaka. No. Posso guidare io nel mentre che la chiamo? Sì. Guidi lei. Ma facciamo un cambio direttamente qui veloce. Faccio. Perfetto, vale. Accende l'autovelox, mi raccomando, eh. Yuri, ciao, dobbiamo parlare, questione lavoro, dobbiamo parlare della questione del tuo lavoro. Sì, mi ha scritto un'email il capitano, ho parlato. Devi decidere cosa fare, cioè non so cosa ti abbia scritto lui, però devi decidere, io ci avevo dato l'opzione, quindi, cioè, che ti ha scritto lui?
ha scritto se volevo continuare o prendere via, però gli ho detto però che non volevo, c'era la nuova legge, la legge del guai. Evita, no. Comunque, no, ma tu non ti, guarda che non ti devi licenziare e partire per la città, se ti licenzi dalla polizia. Tu puoi anche rimanere in città, non la gente. Ok. Quindi, questo sì, va bene. Decidi tu, puoi decidere o di licenziarti dalla polizia, però rimanere in città. Sì. Oppure... oppure rimanere in polizia e continuare a lavorare, però sappi che devi decidere in oggi. Okay. Tu, oh, cioè, se vuoi, problema, se vuoi tornare a non parlare di queste cose, perché io magari avessi, se dovessi non parlare di queste cose, fuori. Devo trovare una tata, capito? O trovi una tata per stare con i bambini, torni a lavorare entro domani, perché ho qualche giorno massimo. Oppure ti licenzi e rimani in città, però come dici, cioè, puoi rimanere in città, però. Ma sa che non vai a fare, cioè, ne parlerò in separata sede, però comunque devi, puoi rimanere in città. Anche Phoenix l'ha fatto, anche altre genti l'hanno fatto, quindi tu puoi decidere parlandone con il governo, puoi decidere se puoi parlare con loro, lo dicono. Va bene. Decidi tu, entro stasera per favore, decidi entro stasera e domani vuole già la decisione. Sì. A posto, ciao. Ciao Diego Fire 25 e Grave, ciao, benvenuto in live finalmente, il mio moderatore è molto... Presa? Vado a rispondere a lei. È presa? No. Niente. È in centrale. Vabbè, ci mettiamo qua con la traversa. Vedi più vicino al muro. Destro. Muro sinistra. Che non ti vedono dall'autostrada. Ok. Cos'è? Hai visto solo che eri in live, però non hai deciso di non fare il mod. Più avanti, non ti vedono, vai più avanti, ancora. Beh, comunque non avere paura, okay. Perfetto. Così, stop. Ok. Tanto non ti vedono. Mm-hmm. Io solo che eri in live non sei venuto, però, Grave, mannaggia, per quale motivo ti faccio? Sì, certo, Grave, sì, certo. Mio tricchio metodo. Dica. Come funziona il dissequestro? Il sequestro l'ho fatto, ma se... Venga in radio. Okay. Allora, il sequestro devi fare così. K, polizia, sequestro. Ok. Restituisci. Sì. Il veicolo. Ora, sì, più vicino. E scrivi il nome del veicolo che c'è scritto sotto il nome del veicolo. Sequestro. Che sarebbe in pratica quello che ti viene fuori quando fai... quando premi sequestra. Tieni fuori scritta una cosa. Sì. Ecco, c'è sta macchina davanti che non ci fa più vedere la velocità. Basta. Il tuo veicolo ti è stato restituito. Eh? Perché mi è uscito il tuo veicolo? Sì, vabbè, perché io l'ho fatto l'esempio. Ah, l'hai fatto tu. Però non hai nessun veicolo sequestrato. Cioè. No. Sì, sì, ma intanto... a posto, capito? Sì. Tu scrivi il nome che c'è scritto lì sotto il nome del veicolo. Vabbè, vai via perché questa macchina adesso non c'è più nulla. Come? Vai pure via, che tanto non si vede più nulla sta macchina davanti. Tu la vedi? Ah no, tu non la vedi. Calcola, non c'è nessuno. Io la vedevo una macchina qui davanti buggata nella PC, vedo. No, c'è, però non c'è la guida te. Ma capisci che però... Ah, ma quella grigia tu vedi, vabbè, non lascia stare. Io ne vedo proprio uno qui davanti a noi, proprio attaccata. No. Vabbè, niente, allora stai qua pure. Ma non c'è mai nessuno, a sto punto ti conviene... Ma ieri ne ho presi 3 così, vabbè. Ma dipende anche da quanta gente c'è. Mm-hmm. Tutti vanno su. C'è una poca. Vogliamo andare allo YouTube? Sì, dove vuoi. Andiamo un po' in giro. Andiamo prima al ghetto a controllare un attimo. Sì. Tanto siamo di strano.
Entriamo dentro a vedere se c'è qualcuno. Allora, ti ricordi che sono in live, però a quel punto lì si può anche vedere, quindi andiamo lì. Quindi altri punti non dirli. Sì. Proviamo. Non ho mai visto, mai beccato nessuno qua io. Ah, io ieri. Nessuno. No. Ok, torniamo. Sì, sì, se la gente è migliore, guarda. Si è rotto un fanale, quello sì. Ma lo stesso. Andiamo a aggiustarlo al Benny, di vicino al Benny. Ok. Proprio quello più bravo. Ecco. Ho dovuto litigare con un agente per coprirti. Non c'è nessuno neanche qua. Hai fatto la sconto di 14k, grazie, però comunque sappi che... Ma? Un bot. Sì. Microfono disattivato. Ahahah, che leccaculo. Ma chi lo sa, magari. Potrebbe essere un leccaculo. Come no, è che... Bene, bene. Grazie, Grave. Sì, infatti, è vero, Diego. Fare. Mi sa tra un pill di cacola. Non c'era il tequila aperto. Madonna. Grazie per il follow, Xbioscia. Brioche, ciao. Ma scusa, ma voi agenti immobiliari, quanto vi costa vendere una casa? Cioè, avete, voi avete le case, cioè, voi quanto ricevete? 100k, tipo, 100.000 che mi avete dato, no? Che vi abbiamo dato, quanto ricevete? Cosa hai detto? Mi lascio, non ho capito. Ma quanto è carina con Gregory, sergente? Ah, io con te? Troppo. Buona. Penso che stanno al tequila. Sì, mi sa anche a me, guarda. Sì, è aperto da un po'.
Voi per dove passate per andare al... Fate il giro, eh? Quale? Qua, e fate la serrata. No, no, andiamo lì diretti. No, ok. Allora, tu ne vai diretti. Demi, ciao. E infatti, volevo chiamare Mario, ma non c'è. Inizia lo YouTube, sì. Ma non c'è nessuno. No, ma andò tutti a fare iniziare a tequila, se non è incredibile, cioè. Non c'è nessuno in giro. Sì. No. Andiamo al tequila. Oh, c'è recente. Oddio. Signore? Salve. Niente, tutto bene? Insomma, mi è sbucata davanti quell'auto, non c'era nessuno. Ah. L'aiuto a spingere la macchina più in qua. Ma... Sì, sì, ho chiamato già il meccanico, dovrebbe arrivare... Ok. Grazie, signore. Ho lanciato qualcosa per segnalare l'incidente. Ferro, ok. Chiamalo già il meccanico, quindi? Sì, 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 ho chiamato il meccanico. È tutto a posto? Non sì, ha ferite, nulla? Un po' acciaccatino, però niente di... Vuole niente che chiamo un medico? No, guardi, appena arriva il meccanico... La ringrazio. Appena arriva il meccanico passo in ospedale e mi faccio... Ok. Ok, perfetto. Grazie mille, gente. Bene. Nulla. Arrivederci. Arrivederci. Salve, salve, grazie. Se faccio qualcosa di sbagliato me lo dica, sergente. Ok, magari non però... mettere sirene quando giravi, tanto ce la stava lampeggianti un po' di retromarcia. Ah, oh, ok. Perfetto. No, perché è pericoloso fare una testa coda. Uh-huh. Appunto per quello ho segnalato anche acusticamente. Non so. Alcol e meccanico, senza un fanale. Senza un fanale. C'era un altro da sequestrare qua giù, perché non trova posizione. Ok. Qua giù c'era un'auto da sequestrare circa qui. Ecco qua, metti lì, messa la posizione. Okay. Ho vista qualche ora fa, messa lì a accidentata. Vediamo se c'è ancora. Poi mi sono dimenticata di tornarci.
ancora là, c'è ancora, sì. Chiamo il meccanico intanto, tu fai la foto per il sequestro. Sì. Pronto, Emily? Capolinea, salve, c'è bisogno di sequestrare un veicolo qui alla mia posizione. Va bene, aspetta che guardo. Te la mando in privata, te la mando se vuoi. Ciao. Sì, ok. Te la mando in privato, ciao. Grave, te la sequestro perché è abbandonata qua. Le mando le foto? Sì, sì, ma se vuoi farlo lei direttamente, faccia lei direttamente sul database. Però aspetti un attimo, far tutto così. Sì. Aspettiamo il meccanico. Perfetto. Intanto compili tutto e lasci il modulo vuoto, quello del nome del veicolo. Greg, però intanto... Ehi, le sirene. C'è delle sirene alta banda, sì. Ok. Microfono disattivato. Se vuoi, lascia accese sirene e poi spegni la faccia alla tab. Così rimangono appena gente accesi per segnalare. Ok. Allora. Ormai la sequestro, però. Devo verificare di chi è, però. Sì, io so già di chi è, perché prima l'ho già fatto la targa, però poi l'ho passato avanti perché non ho potuto. Dovrebbe essere tipo i Sergei, Nicolai, Popovski o del genere. Ah, ok. Comunque poi verifica per copiare e incollare il nome, perché è lungo. Eccolo qua, lo sapevo. Avanti pure. Sicuro di Mosca anche. No, sì, c'è la galleria sequestra. Salve, ciao. Bella. Ma che vecchio, tutti tiristi siete, oh. Non parte troppo? No, soltanto c'è poco da lavorare. Per fortuna c'è uno che vi portiamo un po' di lavoro, dai. Bene, ci diamo l'autoexotic. Sì. Finito di compilare? Che devo andare? Devo andare all'autoexotic. Ci sei? Sì, ok, andiamo. Come guida, scusi. Non posso disegnare la più, la devo mettere la solita, dai. Microfono attivato. Mi scusi, signor Adrian. Non ricordavo la strada. Oh mio Dio. Perfetto. No, no, andava bene, era dritta. Vabbè. Vabbè. Procederai. Ah, perché mi ha detto Icaro che se non è dentro queste linee... Infatti, sì, ma era dentro. Era dentro. Ok. Ma era lì. M560, comunque... segni collega. M560. Okay. Minchia, ma mi sa che è del fratello di Timothy. Vabbè. Troia, è vero. Vabbè, signori... Quanto dove devevamo? 150 perché sono okay. Grazie mille. Ecco qua. Ciao.
A cretino, ti devo dare i soldi. Vabbè, se vuoi tenerteli. Vabbè. Accompagnami in gara centrale. Avete macchine, tanto con la cintura e tutto, e mi sento un attimo, devo entrare anche dalla PC, capito? Sì. Arrivo subito. Lassimo strato. Perfetto. L'avete... strato. In che senso? No, tu devi farli compilare, no? L'ho compilato. Ok, io sì, ho fatto il sequestro lì, sì sì. Hai fatto il sequestro? Sì sì sì. Come vigile Wiz sono sempre servizio. La macchina abbastanza era lì, abbandonata, allora va. Ma mia, bravo 5. Non mi è bravo 5, cazzo, volevo stare. Niente, siamo sempre in patto insieme. Andiamo una tutte le unità. Sì. Sì. C'è qualcuno che è su a Sandy o Paleto? No, non è come. Sì, sì, è stato... Ah, andiamo noi. Perché? No, andiamo noi a controllare per capire se c'è qualcuno o no. Ah. Ma che vigile Wilson, Ferbus, ma sparisci, dai. Sparisci. Sergente? Sì? Tutto a posto come l'ho compilato? Devo visionare. No. Non devi scrivere il nome del veicolo proprio intero, devi scrivere solamente quello che ho scritto lì nel quando ho sequestro. Quindi modificato lì BMW, scrivi solamente M5 e 60. Okay. Tutto attaccato. Modificato.
Ottimo. Andiamo al tequila. Che belle riprese queste. Come? Niente, niente. Microfono disattivato. Rap del primavera, oddio che si vede. Questo personaggio strano che sarà voluto dire con ciao. Sì, dove è? Per nessuno, ma che cazzo? Ah, no, c'è, c'è. Certo, certo. Gustavo, vuoi soffrire delle... Stop. La. Una birra chiara, una birra scura, $160. Ora arrivo. 160 sble... Salve. Dollari. Sbleuri? Sdollari. Wilson, bentornata. Ma presto, no, tesoro, macchina, tesoro, salve. Sei sopra la macchina. Da ma come? Cosa, è vero. Cosa, Marcia? Basta andare a prelevare un attimo con la macchina tua, senza che vada a prendere la mia. Vai. Grande, grazie. E c'è Ciambella, signora. Salve, tutto bene? Sì, tutto bene. Sì, 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 sì. Salve. Salve, come state, agenti? Io tutto bene, sto pattugliando in giro. Oh, beh, qualcosa da segnalare, nulla, però. No, tutto tranquillo. Okay. Oggi la città è alquanto tranquilla. Ottimo. Forse anche fin troppo tranquillo. Non è domenica. Perfetto. C'è qualcuno dentro? Noi qua. No, non c'è nessuno. No. Siamo tutti fuori comunque per non stare chiuso, ecco. Mm-hmm. Sì, posso capire. Un po' di vitamina D. Arriva qualcuno, sì. Arriva. Ogni tanto quando sono queste giornate pure. Sta forse un po' oltre limite. Vado. Sì, ma... Sì. No. Ormai. No, ma ormai non la becchiamo più. Grave, la fa il culo. Dovrebbe essere uno dei fratelli Popovski, Sì, posso sapere. Posso immaginare chi è, però vabbè. Chi? Dovrebbe essere Timothy, se non sbaglio. Cosa? No, uno che correva. Adrian. Ciao, Adrian. Ciao. Uno che correva. Andiamo, Gustavo. Sì. Nulla, tranquillo, nulla. Non hai sentito nulla. Aspetta. Ma deve arrivarmi l'email, ma non me l'ha mandata ancora. Parcheggio sul retro, Adrian, che sì, qui c'è l'ingresso del tequila. Sì, la polizia ti stava cercando. Non stiamo cercando nessuno. Va bene, dai, dove sei, Timothy? Mannaggia. No, non arrivo con i polizia. Dai, dove ti trovi? Oddio santo. Non ti vale nessuno, voglio solo venire io dove sei. Com'è andata, Marcè? Benissimo. Vabbè, collega, andiamo. Sì. Andiamo. Dimmi dove sei, che se ne stanno andando tanto. Come? Va bene. Abbiamo del lavoro da fare. Sì. Io rimarrei in zona. No, c'è qualcosa d'altro da fare, ciao. Ok. Andiamo al lago postal.
Ok. Cosa dobbiamo cercare la Gubostan? Sergente? Un secondo che sto scrivendo. Sì. Devo contattare il titolare. Secondo che sto scrivendo col procuratore. Ok. Ok, contattiamo la persona. Ma Raffaele Mariani non ha rapporto d'armi. Vado un attimo al bagno. Sì, sì. Ma? Ma che cazzo? Ah, E0 YY. Vediamo se ce l'ha il porto d'armi. Ah, sì, più vecchio. Ok. Comunque ok, c'è sentita. Un attimo allora. Scelisci il numero. 3 1 3 2 9 2 2. Pronto?
Mariani? Sì? Salve, può venire per fare qui alla sua sede della GoPostal, grazie. Stupido. Dove parlarle, grazie, salve. Arrivo. Ottima posa per rompicazzo. Madonna, quanti messaggi che ho mandato. Sì. Buongiorno. Ha un ufficio? Sì. Andiamo? Perfetto. Posso venire anch'io? Potete parlare solo con lui, per favore? Ok. Mi dentro la moglie, quindi, cioè... vabbè, questo qui è il suo ufficio? Certo. Ok, signore, salve. Sono venuto a controllare le sue, diciamo, le sue ricevute, diciamo, tutte le sue fatture. I contratti? I contratti, esatto, tutto. Cioè, non ce l'ho qui in ufficio. Dove ce li ha? Ce l'ho a casa, dentro la macchina ce l'ho. Perfetto, venga, venga, andiamo a cercarle a casa senza la macchina. Dove? No. Ce li ha, scusi? In macchina al centrale. Ok, ok. Guida lei. Andiamo al centrale? Perfetto, centrale, andiamo al centrale. Ok, così poi... Sì, sì, venga, venga, andiamo. Era al centrale, penso. E la macchina qui. Allora, non dobbiamo distrarci, perché se sto qua scende, se cambia e cambia posto di guida, siamo fregati, potrebbe... Perché? Parlo su TS, parlo. Perché? Perché in pratica ha diciamo che non registra bene tutte le ricevute, le fatture dei suoi magazzini, quindi deve passarcele subito appena arriva al posto in cui ce l'ha in RP. Perché se gli diamo il tempo di poter compilare, magari ce le compila e è a posto. Ok. Ciao ciao. Madonna. Buona serata. Arrivederci. Arrivederci. Vedi pure. Aspetta, ho perso la proprietà del veicolo. Sì, la lasci qui perché è già tanta. Adesso io prendo il veicolo. Esce, e quello giusto diventa quello, guarda. Perfetto, ottimo. Guarda, ottimo. Quanto gioca? Easy, okay. No, lasci qua, via fuori tutte le sue fatture. Come mai? Cosa? Ecco, appunto, lo sapevo. Mamma mia, che casino. Che deve fare, signore? Adesso sparisce quello dietro? No, scherzavo. Signore, non riesce a tirarci fuori le fatture? Signore, se i garage hanno dei problemi, non è colpa mia. Ma sempre lei c'ha problemi, A quanto... Che te devo fare? Lei fa guidare le persone, alle altre persone le sue auto? Santo Dio. Lei fa guidare alle altre persone le sue auto? E prima Marcello. Ecco il problema, bingo, ho trovato il problema. Guarda. Ora può, okay. Perfetto, mi passi le cartacce oppure ce le abbia mail, me le può mandare a me. Ma penso abbia le cartacce, se me le aveva ora. Le ricordo che lei ha avuto tutte le info. Ce l'ho sia cartaceo che... Me le invia entrambe, comunque le ha ricevuto... Comunque già ho parlato anche con il PM, con il giudice, gli ho fatto vedere tutti quanti questi contratti. Sì, sì, intanto lei mi dia i contratti anche ora, controlliamo, facciamo un controllo. Quanti magazzini attualmente sta tenendo in affitto? Tutti. Tutti, quindi? Aspetta. Ciao Mosley. 15 magazzini. 15 magazzini totale, quindi 15 fatture. Però no, ce n'ho 9 perché c'è quello che ne... i clienti che ce n'ha di più ci stanno. Ok, un attimo solo che controllo, Tanto mi mandi via mail tutte quelle che ha anche via mail. Sì, arrivo. Intanto lei controlli i contratti.
Ah, il nome dell'affettuario c'è. Poi periodo dell'affitto. Non c'è. Perfetto, mandiamo questo a Misaki. Che cazzo? Poi magari è presente il Raffaele Mariani, seguito del metodo cattore. Reggio di Danny Kellerman, di seguito del metodo. Seguente. Composta di vita. Nel magazzino creativo, dove mi viene affitto. Il metodo cattore. Penso. Ci manca qualcosa. Adam 1, bravo. Signor Mariani? Dica, sì, mi dica. Sì, mi dica. Guardi, io dal mio... Tu ok. Del foglio che mi ha passato, che hai detto, Tanaka? Vedo che manca la data di inizio dell'acquisto. Questa cosa, infatti, l'abbiamo vista anche ieri con il giudice. Ha detto che comunque, dai prossimi contratti, inizio anche ad aggiungere la data e tutto quanto. Ok, ma anche la data in cui ha firmato i contratti. Una mia mancanza è stata all'inizio, quando io davo i magazzini, di non metterci le date e tutto quanto, però ha detto che comunque io dai prossimi contratti che farò metto tutte le date. Modifichi pure questi intanto, faccia dei contratti nuovi adesso, secondo solo perché? Che devo parlarne con la persona un attimo. Perché dovrei modificare anche questi contratti? Bench. Agente Emily, si sente? Sì, mi sento bene, un attimo, sto scrivendo un'email. Ok. Allora, ho chiamato, ho scritto al procuratore e ha detto che deve rifare tutti questi contratti
scrivendo la data di inizio dell'affitto dei magazzini di ogni persona. Ok. Che finora ha preso questi contratti, finora occupa queste, quindi adesso le chiamerà tutti questi qui che mi ha scritto, no? Vabbè. Quindi Casa Manica, Zamil, tutti. Phoenix, Kellerman, e rifaccio i contratti. E Morrison. Non sono affari suoi, può Pesce farsi. E Nappi, diciamo. Li chiama tutti. Signora. E in seguito che li ha chiamati tutti, grazie. Gli chiede, cioè, se dovrebbe riconoscere lei, certo. Quando ha iniziato ad affittarli, lo ripeto una seconda volta, e deve ricompilare quindi quelli digitali, quelli cartacei, okay. E tenerseli sempre con sé in ufficio, assolutamente. Va bene. Lei ha un spazio in ufficio? Io ho tutto spazio in ufficio che voglio. Ecco, in ufficio, quindi la prossima volta che verremo a controllare, lei dovrà averli in ufficio i contratti. Va bene, perfetto. Ok, quindi adesso le restituisco questi contatti qua. Lei li modifica, cioè li scrive. Ci aggiungo la data. E ci migliora la data di inizio d'affitto. Mm-hmm. E mi raccomando, dai prossimi ci scrive anche la data in cui ha steso tutto questo contratto. Perfetto. Quindi tra 2 giorni tornerò a risistemarli, ok? 48 ore. Tornerò a controllarli. Ok. Chiami un carro attrezzi per adesso per 2 auto. Esatto. Sì, infatti mogliamo subito un carro attrezzi, intanto ripassami cose. Ma allora. Raffaele, guarda che ti stai zitto. Ma che cazzo vuoi? Pronto? Se vuole, bene. Pronto? Avrei bisogno di un meccanico. Sono qui a cos'è? Centrale, c'ho delle nuove 2 auto. Perfetto. Vedo anche questo è sistemato. Oh, è droga? Oh, pacchettini? Sì, sono pacchettini di droga. Anzi, dopo ci fa un tiro se vuoi. No, va bene. Dai. Ho un bel tiro con una bella banconota $500. Immagino. Sono tutti? Sì, a posto. A posto. La ringrazio. A posto, mi raccomando, 48 ore torno a controllare. Arrivederci. Sì. Comunque, cos'è che c'è? Sono perso sulla live. Grazie per il follow, comunque XDustX. Musoli, cos'è la scheda magnetica? La scheda magnetica serve la vittoria per entrare in carcere. Qui è contromano uscito, vabbè. La scheda magnetica servirebbe per uscire per entrare in carcere dal deblip. Ed è, tra poco io esco invece di andare a cena. Quindi muoviti. Scendo io. Fermi però. Annuncia che stiamo facendo traffic stop. Salve. Qui Adam 2 stiamo facendo un traffic stop. Siamo attivo per quello da fermato. Incrocio verso Armeria. No. 10-4. Perché bisogna interveniamo. Perché diciamo si è uscito contromano dal garage. Posso vedere documenti di identità e documenti delle licenze per fuori? Sì, c'è un senso unico. Ok, faccio un controllo in auto, arrivo. Sì. Devo controllare, no? Ok, noto che le patenti ce le ha, le auto su 2. Questa volta ti lascio andare, però mi raccomando, c'è un senso unico lì. Ok? Va bene. Arrivederci. Dammi, ci dopo torno, dopo cena però. Microfono attivato. Prego, andiamo. Prego.
Dove vogliamo andare? Niente, in giro. Ok. Ora facciamo un'inversione 1 e andiamo a prendere. Microfono disattivato. Ah. Sì, stasera, sì, lo so, c'è. Andiamo verso Yodullo di nuovo. Ok. Sì, ci vediamo comunque stasera, Dani. Microfono attivato. Qui è da 2, ci dirigiamo verso Yodullo. 10-4, Adam. Niente, è già presa. Dove? In centrale. Vabbè, poi vediamo. Non servono i lampeggianti comunque per girare qua, cioè tanto. Lo fanno tutti. Perché? Salve, buonasera. Salve. Tutto bene? Sì, sì, stavo proprio pensando a voi. Ah, grazie mille. Dico, speriamo che si facciano una passeggiata di qua. Qualcosa da segnalarci? No, no, fortunatamente no. Ok, ok. Grazie, grazie comunque. Un attimo, a posto. Sì, ti dicevo. 10-4. Adam, dove riceve? Non sto parlando con voi. Lo so, non ci riesco, mi si è bloccato tutto, ragazzi. Tenente Collins, cerca me? Cerca me, Tenente Collins? No, perché? Che succede? Scusatemi, ero un attimo... Stavo parlando un attimo, se non mi avete trovato il radio era per quello. Dimmi, che c'è che mi chiamate? Ma chi te caga? Adam, guardi il servizio, passo. Sta voce mi fa paura. Perché? Perché? Comunque, beh, devi dire qualcosa a Collins. Cornelius? Microfono no. Disattivato. Mi senti? No, io non ti sento più. Cosa? No, parlando col capitano al telefono, no, non ti sento più io. Devo staccare, portami in centrale che slacca. Ok. Poi vai in pattuglia con Tanaka. Ok. Anzi, vai, arrivo subito, vai al tab un attimo.
rientrato nel Tanaka? Oi. Sei in servizio da solo? Sono con Romulo Rio. Romulo del Rio, ok. E con l'impattuglia, quindi giro in macchina, ok. Vai, vai. Se vuoi vengo con te. No, no, io sarò fuori servizio adesso. Ah, ok, va bene. Secondo, Sto tornando in centrale. Sì. Da Rio? Oi. Siete in pattuglia insieme, te, Tanaka? No. Sì, ma portatelo con te perché non so molte cose. Cioè, le multe così. Ma io neanche, quindi io sto quittando. Lo mando insieme a Randy Roots. Randy, mando insieme a Randy. Sì, a posto. No, ma vabbè. Te faccio spostare del radio con una persona che se la fa. Stai parlando in radio, vabbè. Ah, boh. Vabbè. Ciao ragazzi, io quitto adesso. Ciao. Sei entrato nel canale. A posto, ti ho lasciato in pattuglia con Tanaka, ok? Ok. La macchina la parcheggiamo sul retro, vieni. Sì. È mia. Vieni, passare, per. Sergente Wilson fuori servizio, buona salta a tutti. Vi lascio in pattuglia Adam 2 con Randy Rules e Yukanaka. Ciao. Arrivederci, sergente, grazie. Ebbene sì, live è finita, signori. Io vi ringrazio per aver seguito fino a qui. Ci vediamo quindi. Ci vediamo poi. Sì. Stasera con un'altra live, penso. Quindi, ragazzi, io vi lascio nel live da Beeswax perché lo adoro, quindi mi raccomando, lasciate il like a lui, lasciate il follow se non avete ancora followato, e ci vediamo poi più tardi. Ciao.